Padre, sono caduto in tentazione. Doppio ammortizzatore, doppio freno a disco, tre velocità, 80 km di autonomia, 1000 watt di potenza. Padre, ho peccato. Alleluia, 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 alleluia. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Qualche settimana fa sono stato contattato da una signorina responsabile della Geek Buying che mi ha proposto di testare il loro nuovo monopattino, il Cookhearing G2 Max. Ho detto alla signorina che qualche mese fa ho già testato un loro monopattino e che io non sono particolarmente appassionato a questi mezzi. E lei mi ha risposto: questo mezzo ti piacerà, ha le ruote tassellate e tanta, tanta potenza. E sono caduto in tentazione. Dopo qualche giorno mi è arrivato un pacco enorme da parte della Geek Buying. E in effetti il Cookhearing G2 Max è veramente grande e ben costruito, pesa 30 kg, quindi non semplicissimo da trasportare magari in treno o anche da alloggiare in auto. L'assemblaggio è molto veloce, ci viene fornito ovviamente con il suo caricabatteria, una micro pompetta per eventualmente gonfiare le gomme e anche un'apposita chiave multiuso. Il manuale di istruzioni è anche in italiano. Pochi minuti per assemblare e fissare il manubrio ed eventualmente anche il sellino che ci viene fornito per una guida più comoda. Via le protezioni, quindi basta girare la chiave, tenere premuto il tasto di avviamento per qualche secondo e si parte. Il Cookhearing G2 Max è lungo 1,26 m e largo 60 cm, una bella pedana grande per far posto ad una super batteria 48 V 20 A, quindi 960 Wh per un'autonomia dichiarata di 80 km. Il telaio è fatto molto ma molto bene e anche il sistema di apertura e chiusura del manubrio è robusto e pratico. Ci sono quattro braccia in alluminio che sostengono le ruote tassellate da 10 pollici con camera d'aria. L'aspetto più incredibile è sicuramente, come dicevo, la stabilità e sicurezza che questo monopattino trasmette fin da subito. Le sospensioni anteriori e posteriori regolabili, abbinate all'architettura del telaio in alluminio, lavorano molto bene con le gomme, creando un mix perfetto. Assorbono tutte le condizioni che si possono trovare per strada e anche fuori strada. Si può salire e scendere dal marciapiedi, pavè e buche non si sentono. Nessuna incertezza anche a velocità più sostenute. In città questo Cookhearing G2 Max è promosso a pieni voti. Il monopattino si rende ben visibile di giorno e anche di sera grazie a tre luci anteriori a LED, due luci laterali rosse e tre luci posteriori. Inoltre, quando si frena, si aziona anche la luce dello stop. Sono presenti le frecce e anche un clacson elettrico. Per quanto riguarda il display, è ben leggibile e con tutte le informazioni necessarie. Dalla velocità espressa in chilometri o miglia, si può scegliere, il voltaggio, il parziale totale dei chilometri percorsi, ovviamente la capacità residua della batteria e il livello di potenza selezionato dei tre disponibili. Quando si mantiene la velocità costante per più di 8 secondi si può inserire il cruise control. Questo monopattino è tanto potente, troppo potente per la normativa italiana, infatti monta un motore da 1000 watt. La potenza di sicuro c'è.
ma è nel fuoristrada che diventa veramente divertente, con la possibilità, secondo la casa costruttrice, di superare salite anche del 30%. Con l'assistenza 1 si arriva ai 15 km orari, con la 2 ai 30 km orari e con la terza addirittura ai 55. Questi sono parametri considerando un pilota del peso di 60 kg, ma anch'io col mio peso ho registrato praticamente gli stessi valori. Quello che cambia di sicuro è la durata della batteria. Ma quanto costa questo bolide? Il Kukirin G2 Max costa 900 euro. Se volete risparmiare qualcosa, vi lascio in descrizione il mio codice sconto. Un mezzo come questo da 1000 watt per l'attuale normativa italiana necessita di immatricolazione per girare su strada, anche se praticamente nessuno ancora è in grado di spiegarci la procedura per eventualmente ottenere l'omologazione. Per rischiare meno durante le mie prove su strada, infatti, sono intervenuto nei parametri delle singole velocità portandole nei limiti attuali in vigore, 6 km in zona pedonale e 20 km nelle altre. Ma raggiunto un percorso in sicurezza e fuori strada, ho potuto testare tutta la potenza di questo Kukirin G2 Max. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.